la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la puntata del sabato sera, le notizie delle settimane, tante riflessioni, tante piste di lettura, argomenti a non finire ne abbia stasera, ma come sempre siamo certi che il tempo sarà tiranno. Domani ci sarà a Roma una presa di posizione dura per quel che riguarda il Partito Democratico. Ma perché vogliamo parlare noi di piccole entità locali, di un grande partito? Anche perché non accettiamo in maniera supina, passiva, che poche teste d'uovo possono concorrere e distruggere un qualcosa che non appartiene agli iscritti, ai simpatizzanti e agli votanti, ma è patrimonio di tutti. Sembra quasi strano, Vito, dire e ripetere che il PD è patrimonio dell'intero paese. Un grande partito, grandi personaggi, ma lotte intestine ci sono sempre state, scissioni a non finire. Oggi assistere ad una realtà come l'attuale, dilapidare un patrimonio così importante costruito nel tempo e che ha dato i risultati, io credo che non giovi a nessuno nel nostro paese. Da più parti sembra quasi che ci sia una corsa alla scissione, qualcuno che cerca di ricucire e poi nel più bello tutto va a farsi friggere. Coloro i quali, personaggi politici di primo piano, cercano di tessere altri personaggi importanti, di distruggere, di demolire. Ma questo gioco al massacro a chi giova? Io credo che porterà soltanto danni, danni non soltanto agli iscritti, come dicevamo all'inizio, ai simpatizzanti, ma anche agli avversari politici. Avere oggi un grande partito come il Partito Democratico significa pure avere le spalle coperte da ambo gli schieramenti, dove il dibattito politico ci può essere perché c'è un grande partito, ma un sistema frammentario, come da più parti è stato detto la settimana scorsa, che se ci dovesse essere una scissione, le varie fronde potrebbero arrivare anche ad una percentuale in doppia cifra, ci lascia intendere che un patrimonio, una realtà politica di questa portata, due partiti che in tempi passati sono riusciti a fondersi
i popolari e il PDS, ora molti, mentre cercano di capire che cosa sta avvenendo, altri invece fanno di tutto, e coloro i quali stanno facendo tutto questo sono coloro che contano nella politica nazionale. Mi pare che un momento di grande riflessione che avrebbe dovuto esserci non c'è. Questo gioco al massacro, a disfare o a disperdere un patrimonio che appartiene al nostro paese, ho la sensazione che domani ci saranno delle novità, brutto belle che siano, sono sempre nelle novità che, se non si pongono in essere delle strategie nuove, sono soltanto entità negative. Guarda, io ne parlo non solo come ci facciamo stasera qui in un commento, ma ne parlo anche perché vivo in prima persona, in quanto sono un elettore, un militante del Partito Democratico. Ora, la riflessione dovrebbe essere più ampia, dovrebbe essere quello che è avvenuto in questi 20 anni, da quando l'idea di Romano Prodi di costruire una coalizione, la coalizione tanto per intenderci dell'Ulivo, è stata costantemente minata. Anzi, quel grande progetto, che secondo me era un progetto che poteva dare al Paese, perché non è un problema di chi vi milita o di chi è elettore, è il Paese che ne viene, che viene indebolito. Quel progetto di Romano Prodi, all'indomani della crisi della Prima Repubblica, è stato, secondo me, insieme all'altro progetto, quello del centrodestra, sono stati i due pilastri sui quali si doveva reggere la cosiddetta Seconda Repubblica, o meglio ancora, quella, io la chiamerei quella competizione politica che non era più viziata dai vincoli ideologici pre, tanto per intenderci, caduta del muro di Berlino. Invece siamo all'agonia della Prima Repubblica, se questa è mai è nata, e una grande responsabilità viene portata da tutti coloro che in questi 20 anni, io mi riferisco alla sinistra, hanno minato costantemente l'unità allora dell'Ulivo, oggi l'unità del Partito Democratico. Ricordiamoci che la prima esperienza dell'Ulivo è stata esaltante, no? Quella, per intenderci, quando c'era Ciampi, quando abbiamo avuto l'entrata nell'Unione Europea per poter raggiungere alcuni parametri che, come sappiamo, erano saltati all'indomani della crisi del 1992. Quella è stata la volta che la genialità, tra virgolette, di una certa sinistra parolaia ha fatto fallire il progetto di Romano Prodi. Ci ricordiamo le dimissioni di Bertinotti. L'altro poi è entrato superata quella prima fase, che ha rappresentato la prima però sconfitta dell'Ulivo, quindi il primo scricchiolio dell'Ulivo. Arriviamo alla seconda fase, quella del nuovo secolo, del 2000, del 98 fino al 2000, che ha visto l'imperversare un altro demolitore storico, ormai passato alla storia come il demolitore della sinistra, che è D'Alema. Quando non è lui protagonista, non ci deve essere nessuno. Non ha mai portato fortuna alla sinistra, alla sua presenza, se non spaccature, polemiche e altro, e abbiamo avuto la seconda sconfitta. La terza l'abbiamo vissuta di recente con le elezioni del 2013, elezioni che solo in quel modo si potevano perdere, per come sono state gestite da Bersani e compagni, e che hanno visto poi una storia tutta recente, l'affermarsi di una serie di governi fino all'affermazione di Renzi, il quale, con tutti i distinguo che si possono fare, è stato l'unico a prendere la situazione per mano e a portarla, e l'ha portata
poi che c'è stato il referendum del 4 dicembre, sul quale si è discusso poco su quell'est, ma che possiamo ritornarci per vedere che non sono tutti quei brindisi, poi non sono brindisi che hanno portato ad alcunché, anzi porteranno secondo me alla ritorno alla peggiore specie della Prima Repubblica, quello che noi abbiamo già conosciuto in passato, però che in una salsa ripetuta e riscaldata, che come sempre è una minestra che viene su male. Ora, questo attuale, io non capisco della minoranza, io sono renziano. Ma al di là, spogliamoci cioè, di quella no, che può essere la nostra appartenenza. Io dico soltanto che disperdere un patrimonio, io qui voglio pensare che personaggi di questa portata non possono, anche non votando PD, arrivo. È un patrimonio di tutti, questo è il concetto di allora, Gordon. Arrivo per è l'unica realtà politica che noi oggi abbiamo. Io dico, lo dico apertamente, per dare l'idea che io non mi nascondo, quindi il mio può essere anche il ragionamento viziato dal mio convincimento, quindi è tutto convincimento, quindi è tutto un ragionamento di parte. Però io mi voglio dichiarare proprio per avere libertà nella mia espressione e anche per mettere chi mi ascolta nelle condizioni di valutare meglio il ragionamento. Ora, in questa fase, dopo il 4 dicembre, dicevo, quella sconfitta che per me andrebbe più ragionata, si è dimesso dal governo, si è formato il governo Gentiloni, sta operando. Allora, propone di fare il congresso nella scadenza naturale, che era l'autunno. No, bisogna anticiparlo. Benissimo, dice lui, anticipiamo questo congresso. Anticipa il congresso? No, però bisogna discutere, e quindi per discutere significa che ci vuole tempo, occorre iniziare adesso la discussione, poi il congresso quando verrà, e intanto passiamo alle calende greche. Cioè, ogni qualvolta si chiede qualcosa e si ottiene, come nel caso, dice vogliamo il congresso prima, facciamo il congresso prima. No, dice, si trova sempre un escamotaggio. Sono state persino sottoscritte avanzate delle candidature a segretario per fare le primarie, dice facciamo le primarie, Emiliano e compagnia bella, l'abbiamo visto anche in televisione, sui social hanno lanciato la sottoscrizione, no, dice adesso dobbiamo rinviare perché prima bisogna fare le elezioni amministrative, cioè è chiaro che c'è un tentativo di una minoranza che non sa fare la minoranza, è quello che più duole per chi viene dalla storia non recente dell'Ulivo, ma dalla storia precedente che ha i suoi albori nel Partito Comunista, tutti questi, tipo D'Alema e compagnia cantanti, i quali conoscevano benissimo quali erano le regole della minoranza, che non era centralismo democratico, che era la minoranza e tale fino a quando non diventa maggioranza su una piattaforma. È chiaro che non si può discutere e diventare minoranza e poi, come dice Renzi, andarsene via buttando, prendendosi il pallone come tanti bimbi che fanno i dispetti. Ora, è chiaro che questa minoranza del PD non sa né cosa vuole né cosa cerca. Io dico ancora di più, ammesso e non concesso che ci sia questa scissione, e io dico una cosa, quando la relazione non va bene è meglio una scissione, è meglio una separazione consensuale e che non andare a un logoramento continuo come sta avvenendo oggi, fermo restando che da una eventuale scissione non se ne avvantaggia né l'uno e nell'altro come al solito avviene, però è meglio fare chiarezza e ognuno vada per la sua strada, ma ammesso e non concesso che ci sia questa scissione alla sinistra del Partito Democratico, questa ipotetica sinistra che ai numeri che vengono dati, a una sinistra che è diciamo radicale, non gli danno il 3%, sinistra italiana per quanto possa gridare ieri. Ma noi l'abbiamo visto con Rifondazione Comunista, arriva, Comunisti Italiani. Non arriva. Ma tutti e tre fammi completare il ragionamento. Il Partito Democratico nell'ultima consultazione europea, quando abbiamo il dato europeo, è stato il più grande partito votato della sinistra in Europa.
Poi alla fine quello che conta è quello che esprime l'elettore. Ora quella sinistra radicale, per quanto si alza e mette su tutti i paletti a destra e a manca, è una nicchia risicata che è soltanto di testimonianza. Se un'altra nicchia vuole formarsi con D'Alema e Comeni, qualcuno l'accredita all'8, qualcuno al 10, ma come sarà sarà forza di governo anzitutto. Allora, ma potrà mai esserlo, io mi chiedo, con chi dovrebbe allearsi? Necessariamente deve allearsi con il Partito Democratico, perché nessuno di questi gruppi o gruppuscoli che possono nascere, piccolo o grandi che siano, alla sinistra del Partito Democratico può essere un voto spendibile per un'attività di governo, tranne che non vogliono fare testimonianze, come storicamente nella sinistra c'è sempre stata la frange di testimonianza storica che è rimasta tale e ha gridato alla luna, tanto è vero che qualcuno ha scritto proprio volevo la luna, immaginavo la luna, sì. Non ricordo adesso bene il titolo, ma comunque il nocciolo del discorso è questo, tranne che non vuole essere una forza di testimonianza. Ora io dico, in un contesto come quello attuale, il problema è di tornare al proporzionale e fare quello, o quando ci voleva la massima unità? Ecco perché io dico che va criticato il voto del 4 dicembre, ti dico subito. Oggi ci si va, bisogna fare una legge elettorale, no? Noi abbiamo avuto una consulta che qualcuno immagina che sa quale scienziati che hanno, qualcuno oggi ha fatto un bel articolo è di Italia Oggi e di Gianfranco Morra, titolato così, la consulta ha meditato a lungo, deciso poco e scritto molto, ha scritto 100 pagine di motivazione per dire che cosa, lasciate i capitalisti bloccati, non fate il ballottaggio e sorteggiate, ci voleva che riflettessero 2 mesi per tirare fuori questo tipo di sentenze. Questo per dire che cosa? Ora noi andiamo in un momento in cui c'è lo sgretolamento completo, ma non solo dell'Italia, ma dell'Europa. Andiamo a una consultazione elettorale di tipo proporzionale, che ci riporta alla Prima Repubblica, fermo restando che la Prima Repubblica si potevano dividere quanto volevano, ma c'era sia un contesto internazionale, c'è una situazione interna dove c'era un blocco ben definito che garantiva il governo. Ma le fronde interne perché volevano essere forze di potere, ma c'era un blocco storico che ha governato dal 1945 alla caduta del fascismo, alla storia sulla guerra e così via, fino a Tangentopoli. Quindi per 50 anni un blocco storico ha governato e c'erano sia un contesto internazionale diverso, sia un contesto interno diverso, e comunque quel sistema ha retto. Potrebbe mai reggere oggi, dove c'è un sistema sbriciolato a livello internazionale, un'Italia che sta sempre con l'acqua alla gola, andare a un sistema proporzionale e non pensare invece alla governabilità? Questo è un Stiamo però pagando pure lo scotto di una politica renziana che ha voluto porre sempre sul sistema della maggioranza, freno e sarebbe arrivati una situazione ben definita. Questo momento, ecco dove ci voleva una saggezza, e io mi permetto, per quanto nel mio piccolo, di dire che quella che ha partorito la Corte Costituzionale è un altro obbrobrio. Io pensavo che ci fosse qualche altra cosa. Un altro obbrobrio. Oggi il problema... Il 40% nessuno lo avrà mai. Non lo potrebbe raggiungere. Ma oggi il problema era di aggregare, semmai. Se ci voleva, ammesso che l'ingegneria istituzionale serva a qualcosa, se ci voleva un sistema istituzionale di ingegneria elettorale per tenere unito un gruppo che garantisca la governabilità, ci voleva non quello di andare, ognuno vada per la sua strada e poi ci metteremo d'accordo. Ti immagini tu nella risorsità attuale, nei punti interrogativi in Italia dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, in Europa che nessuno è in grado di garantire. E questo un sistema proporzionale oggi non lo potrà mai dare, perché poi non è gestibile da una
perché, politica. No, perché la politica ciascuno, forte. Specialmente quando sono determinanti, ti chiedono tanto e devi soccorrere. Ma non è gestibile da questo. Non si può non gestire. È gestibile da questo personale politico, lo dimostra il Partito Democratico. Non abbiamo partito per allora, personaggio politico. Lo dimostra il Partito Democratico, che non sa gestire al suo interno il valore spendibile di quella forza. Vediamoci se poi vediamoci se lo possiamo quando dobbiamo fare compattare ora, ecco, realtà diverse. Ecco perché ci voleva qualcuno che tirasse fuori la testa e non si desse. Invece c'è spazio a questi facinorosi, quelli che noi pensavamo degli statisti, si sono dimostrati invece dei piccoli piccoli no, strateghi di bassa lega che vanno a mettere soltanto lite. Ora, disgregarsi oggi. E torniamo al tema. Un'altra formazione a sinistra del Partito Democratico? Non c'è. Ammesso che ci sia, che deve fare con questo? Ma l'abbiamo visto, con chi dovrebbe dialogare? Ma sempre lì arriviamo, Allora, la stessa cosa in maggioranza ieri. Maggioranza non è ieri, che dice non voglio aspettare gli altri. Ieri, dal palco di Rimini, Fabio Mussi, che ormai ha fatto pure lui la sua storia, oggi ritorna e dice mai con un Renzi. Io vorrei vedere un Fabio Mussi che milita in una formazione che oggi vale il 3% dell'elettorato, che considerato che non c'è, vota il 25%, certo. Significa che li metti tutti quanti in una stanza, se vuoi, quegli elettori. Con quale forza dice mette veti? Immagini tu, mette veti un partito del 3%. Poi dovrebbe mettere veti, casomai un partito dell'otto, spendibile con chi? Con chi dovrebbe dialogare? Ma non voglio dire proprio questo. Dico, allora, a sinistra non si può andare oltre il PD. E basta. E basta. Il non si raggiunge quel sistema, quei voti per la governabilità. Io dico che non è. Ma noi non è che pensiamo. Ma questo non significa. Cioè noi diciamo a bocce ferme, con serenità. Il PD non è patrimonio, ritornando al nostro assunto, dei simpatizzanti dello stesso Partito Democratico o degli elettori o degli iscritti al partito. È una forza politica con la quale bisogna per forza dialogare e tenere in debita considerazione. Vorrei fare pure un'altra riflessione, Giovanni, se mi consenti, per dire come anche queste teste d'uovo della Consulta hanno partorito un obbrobrio. Se si dovesse andare col risultato di questa sentenza, noi avremmo, perché l'ha approvato la Consulta, 100 deputati, 100 collegi, praticamente col sistema bloccato, no? Quindi la preferenza verrebbe a valere soltanto, per come sono oggi le proiezioni, per in percentuale, diciamo intorno al 25-30%, allora soltanto per il Partito Democratico e 5 Stelle. Piccola percentuale potrà esprimere la preferenza, perché i bloccati verranno eletti tutti. No? Ora io dico una cosa, no? Persino questo obbrobrio c'è, vale a dire che noi andremmo ancora di più con un sistema attuale ad avere soltanto nominati, in molti partiti saranno solo nominati e sicuramente quelli che saranno nominati saranno i più tutelati. Se qualcuno voleva per esempio togliersi le castagne dal fuoco perché ha problemi con la magistratura, lo mettono capolista, andrà in quel seggio dove sicuramente verrà eletto. Ora, se è così, anche un'eventuale elezione con il sistema proporzionale sarà ancora più complicato, perché l'unica preferenza che la potrà esprimere nel Partito Democratico, in 5 Stelle e in qualche modo in partiti come Forza Italia, che potrà avere qualcosa. Altro re, niente. Ora, sarà possibile, andando così ad una elezione, quando si andrà? Anche il sistema della non governabilità, allora, oppure di maggioranze come le attuali. Quindi oggi il problema è il Partito Democratico. Nella conferenza che si terrà domani, quale dovrebbe essere? Secondo me deve fare chiarezza e non tirare più con questa melina. Vogliono andarsene con tutte, se ne vadano pure, si formano questa formazione politica, vedranno quanto raccoglieranno dal punto di vista elettorale. Di solito chi si divide non raccoglie mai consensi. La storia, specie la storia delle sinistre, è stata una storia che su questo dovrebbe insegnare. Ora, che cosa verrà fuori? Verrà fuori qualcosa
qualcuno raccoglie briciole non spendibili e complicherà ancora di più il sistema. Ora, il sistema democratico, secondo me, regge, e questo deve valere per i partiti. Con il sistema delle alternanze, soltanto in questo caso può venire. Alternanze. Ci voleva, doveva reggere dal punto di vista elettorale la politica dell'alternanza, vale a dire le maggioranze che si esprimono devono avere anche con premi di maggioranza, perché oggi il problema di oggi è la governabilità, non è tanto la rappresentatività, perché non ce la possiamo permettere per sì, quello perché che dicevamo, mentre prima dicevamo prima di un sistema bipolare adesso, non c'è più il sistema, ma allora, abbiamo un sistema tripolare, ma non si sa fino a quando, perché ma non solo, ma non ci sono uomini spendibili. Il problema è anche questo. È spendibile. Ora, perché ci sono forze antisistema che oggi parlano, ma ad andarla ad attuare, per esempio, una forza antisistema che si presenta lì nel centrodestra o in 5 Stelle dice fuori dall'euro, per fare cosa? C'è qualcuno che gli chiede, cioè tu dove andresti a finire? Che cosa proponi? Come la abbiamo? Ma noi abbiamo pure delle esperienze, ecco perché c'è una negativa, c'era, che dovrebbero anche farci indurre, allora, a pensare. Allora, qui ci voleva la responsabilità e non i rancori personali dei vari D'Alema e company che sono lì solo rancorosi perché non hanno ottenuto, cioè, e non sono, e dopo una vita che sono stati beneficiati e esatto, hanno fatto e disfatto esatto, il loro piacimento. Cioè, ora, questo dovrebbe essere una riflessione all'interno di questa benedetta sinistra. Ora, è tirare le conseguenze, senza tirare per la lunga, perché il rischio è di disperdere, di un patrimonio che non è che oggi, non serve, oggi non serve alla sinistra, serve al paese per come è combinato, perché se non ci stanno forze di governo, e l'abbiamo dimostrato anche questo oggi, il governo Gentiloni che riscuote un consenso in quella parte della popolazione che capisce l'importanza della governabilità, perché tu puoi anche ragionare con la pancia, ma con la pancia non risolvi poi il problema, ci vuole la testa per risolvere il problema. Cioè, anche lo stesso fatto che mentre riescono a portare avanti un'attività governativa, da più parti si cerca di tirare spinte centrifughe, cioè a disperdere ogni cosa. Ma giustamente poi dice il Presidente del Consiglio dei Ministri, noi stiamo qui e governiamo fino a quando abbiamo una maggioranza, e mi pare che sia una cosa logica. Ma, allora, ma come altri invece ti dicono no, e a termine. Ma questo problema tante si pone anche, che devono essere, allora, anche questo problema si pone anche nel centrodestra, no? Io per esempio, pur non essendo un elettore del centrodestra, valuto positivamente quello che ha messo su Alfano, i vari Alfano, dice, ma insomma, se un centrodestra che vuole rendersi sia alternativa alla sinistra, ma deve essere una forza di governo, si può presentare in uno schieramento, tu dove hai? A Lega, i partiti antisistema che dicono, senza sapere neanche qual è la conseguenza immediata di una dichiarazione del genere, dice bisogna uscire dalla, oggi il problema è uscire dall'euro e mettere ordine alle banche, come se bastasse soltanto un'operazione del genere. Quindi è la responsabilità della sinistra in questo caso. Noi abbiamo fatto una lunga riflessione, che penso che sarebbe anche giusto all'interno di ogni entità politica ciascuno riflettesse. Ci sono tante cose che non vanno. Ecco perché ci deve essere un congresso immediato. Ma non solo, io sono per il congresso immediato nel Partito Democratico affinché si sviluppi anche in forma di legge. Però chi viene al congresso poi deve accettare le regole del congresso. Non può pensare di partecipare al congresso, se perde comincia a fare. Deve stare alle regole. Ma per tanti motivi. Io abbiamo detto, e chissà per quante volte ripeteremo le stesse cose, che la gente è disamorata della politica. Non ha fiducia nei nostri rappresentanti, perché non gli attori, molte volte chi allora, sono. Gli attori attuali danno un cattivo esempio. Non hanno e non presentano esempio. Un'immagine accettabile. Hanno fugato quelle che erano le aspettative, le speranze di quelli che debbono porsi come momento di crescita e di guida. Noi stiamo notando, e l'altro giorno, facendo una parafrasi, eravamo in un determinato locale, una persona, un carissimo amico, mi diceva, credimi che queste sono sacrosante parole, mi fa,
Io non so chi sono i deputati della regione Calabria. Io non conosco nemmeno il nome dei senatori. Cioè, che cosa voglio dire? Che al di là dell'espressione del voto che viene ad essere fatto in un modo o nell'altro, noi siamo vittime e c'è una grande scollatura tra paese politico e paese reale. Vogliamo prendere in considerazione. Ma questo dibattito, se dibattito si può chiamare, perché non è un dibattito all'interno del Partito Democratico, rischia di far sommare a quell'estensionismo che già un'ulteriore fetta di astensionismo, sì, in un elettorato forse che poi produce sfiducia maggiore, non solo più politicizzato degli stessi attori attuali. Io per esempio, se non vedo chiaro in una entità congressuale una linea politica del Partito Democratico, io anche se non sono un astensionista, sono un potenziale astensionista se non ci dovesse essere chiarezza, continuare cioè, in questa ottusità di dibattere e non decidere. Allora, la democrazia, ecco perché occorre mettere delle regole. La democrazia è fatta di confronto, anche duro, e in particolare deve essere fatto nelle sedi istituzionali preposte, ma quando si decide occorre che ci sia la regola della democrazia. E la compattezza significa accettare quello che le maggioranze propongono, che dice posso dissentire in continuazione. Altrimenti abbiamo sempre Molte volte mi è pure da pensare un'altra cosa, che questo momento di crisi, di mancata attenzione per quel che riguarda i problemi delle nostre realtà, è dovuto pure ad una supponenza ed un'arroganza di taluni personaggi che in tempi passati sicuramente sapevano e avrebbero saputo mettere un freno a determinati momenti di esteriorità. Cioè, molte volte non si riesce a riflettere. Io parlo sempre. Siamo anche noi qui, anche a livello televisivo, senza parlare di politichese. Scusa Giovanni, ma tu pensi, all'interno del Partito Democratico attualmente, volente o nolente, la figura di Matteo Renzi è una figura di leader. Ha fatto degli errori. Sto facendo una domanda. Ma è un leader, cioè ha la statura del leader, ha la statura del personaggio politico. Ma hai visto i candidati alla segreteria del Partito Democratico? Cioè, ai candidati alla segreteria del Partito Democratico per contrastare Renzi, che è una una figura ingombrante. Possono essere quelli attuali che hanno presentato la loro candidatura? Ora, ognuno dovrebbe anche misurarsi. Dovrebbe misurarsi. E invece mi pare che non c'è misura, perché lo scopo non è quello di contrastare una linea politica e di affermarne un'altra, ma quello di proteggere il proprio campo, il proprio potere. Il problema di questi non è quello di contrastare la politica renziana, è quello di assicurarsi un posto in Parlamento, che è ben cosa diversa. Molti di quelli che gridano su tutte e due schieramenti. Allora, io ti faccio un esempio. Mo vedremo, se n'è andato da Torre. Da Torre era candidato in Calabria, che non è calabrese, no? Ha gridato la Bindi, perché non la condanna a Siena? Ma io quello dico, dovuto dimettersi già da tanto tempo, perché non si è candidata a Siena e invece di venire in Calabria? Hanno adesso Speranza, no? Quando sarà allora? Candidato in Basilicata, vediamo se viene eletto in Basilicata, se non lo mettono a qualche parte. Ora, io questo sto dicendo. Ora, anche nell'attuale contrasto a una leadership che è anche fortemente criticabile come quella di Renzi, ma ripeto, è sicuramente una figura che ha il suo peso. Vogliamo contrapporre qualcuno che sia la stessa portata e non scaramucce per occuparsi qualche posto all'interno della candidatura prossima. Quindi qui non è un gioco di linea, non è un gioco di linea politica, è un gioco per occupare pezzi di potere. Quando questo potere se ne sta andando. Prima di andare in onda,
Perché ci sono pure dei personaggi, e adesso ripetiamo quello che dicevamo prima di iniziare la trasmissione, perché di che, come iniziamo, di che cosa parliamo. Ci sono pure dei personaggi che riescono a star nel posto che gli compete con una grande visione, e conosco la politica, mi riferisco principalmente a Veltroni. Quello Veltroni, è un uomo non rincoroso. Che è stato rottamato. Ma non è rancoroso. Segretario del partito. Allora, se a D'Alema l'avessero fatto ministro degli esteri europeo, questa non avrebbe si posto il problema. Questo dico. Io penso che è giusto che ci sia un dibattito, anche duro, forte, vigoroso, però non si può disperdere un patrimonio che non è e che non appartiene ai singoli personaggi che vogliono calcare la scena politica, ma è un patrimonio spendibile nell'interesse del Paese. Io credo questo che diciamo per il PD e quello che verrà domani lì alla convention, è valido anche per gli altri partiti. Cioè, la gente, se noi dimostriamo di essere rissosi, anziché ritornare, ma anche gli altri sono la stessa cosa. Ma il passato deve anche aiutarci a capire. Il Mattarellum era una buona legge, però non l'hanno voluta. Chi non l'ha voluta? Non l'ha voluta il centrodestra, perché sapendo di perdere con quella legge ha fatto una legge, il cosiddetto Porcellum, che l'hanno criticato ed è stato quello che è stato, non fatto in funzione di creare qualcosa, ma di distruggere l'avversario. Quindi c'è un vulnus che proviene da questi comportamenti, che oggi non può essere un centrodestra europeo. Ecco, quando si parla di Partito Popolare Europeo, ti chiedi perché all'interno del Partito Popolare Europeo. Non esiste in Italia un raggruppamento che possa. Perché poi sono tante fronde che vanno a concorrere. Perché non esiste una destra che possa rientrare nell'alveo del popolarismo europeo. Abbiamo voluto fare questa riflessione perché domani sentiremo nei telegiornali, specialmente domani sera, tante di quelle indicazioni, e noi abbiamo voluto anticiparle a modo nostro, si intende, però con buon senso e con una visione dei problemi. Siamo certi che tanti la pensano come noi, avversari o non avversari, ma tutti auspicano che ci siano sublocchi contrapposti delle forze politiche in grado di essere antagoniste, concorrere all'alternanza, perché anche l'alternanza fa bene per migliorare l'entità politica del nostro paese, perché oggi ne parliamo tutti, domani ne sentiremo di visioni contrapposte, ma che non hanno come certezza una ordinata visione politica del nostro paese, e questo è quello che manca. Forse l'abbiamo fatto lunga, ma credo che valeva la pena. Vabbè. Però vorrei ritornare su quell'argomento della settimana scorsa, che abbiamo lasciato in parte in sospeso, per dire come anche il sistema politichese ritorna anche nelle grandi testate. Avevamo parlato, e sono convinto che con questo argomento riusciremo a colmare il tempo che ci viene dato stasera per discutere, ben inteso che tutte le altre realtà andranno a farsi friggere. Vi ricordate, amici telespettatori, abbiamo detto che saremmo ritornati su un aspetto non secondario della nostra cultura, allorquando 600 docenti universitari hanno scritto che i nostri ragazzi non conoscono l'italiano, hanno fatto un appello al non governo. Vediamo errori da terza elementare, non soltanto nel contesto della scuola secondaria di secondo grado, ma anche a livello universitario. La voce dei professori si è fatta sentire, qualcuno scrisse addirittura che, specialmente per quel che riguarda le lauree triennali, scrivono tesi come se fossero gli SMS. Cioè frasi striminzite, molte volte che non stanno né in cielo né in terra, che non hanno una debita collocazione
è conseguenzialità per quel che riguarda il sistema della scrittura, che circa tre quarti degli studenti delle lauree triennali sono di fatto semi analfabeti. Non lo diciamo noi, l'abbiamo visto scritto e lo ripetiamo. Ahimè, ho potuto constatare anch'io questi segnali, dal momento che il mio esame è scritto e ne vengono fuori delle belle. È francamente avvilente trovarsi di fronte a ragazzi che scrivono come se stessero redigendo un SMS o inciampando sui congiuntivi. Dedico ormai buona parte della mia attività di docente a correggere l'italiano delle tesi di laurea. Nelle tesi non usano il congiuntivo o lo confondono col condizionale, sbagliando la consecutio temporum, ignorando i periodi ipotetici. E quindi qui a questo punto andiamo pure non soltanto a livello di grammatica, ma pure di sintassi, cioè non sapere usare la punteggiatura, mi pare che sia anche questo un momento molto, allora, molto critico. Quando il Corriere della Sera ha ospitato questa lettera, è datato, mi pare, verso il giorno... Questo è datato domenica 5 febbraio. 5 febbraio. Una settimana intera abbiamo il Corriere ha ospitato articoli di Galli della Loggia, di Magris, una serie di firme prestigiose per... Parliamo pure dell'ex, ti salutiamo pure l'ex ministro, allora, De Mauro, il quale, allora, la linguista, dice cosa fare per migliorare la qualità della lingua. Allora, il giorno 13, il Corriere della Sera, io faccio notare, tu hai... Sì, non so se dalla, allora, se dalla regia ci possono inquadrare, allora, ma sicuramente questa telecamera, allora, qui... Giorno 13, il Corriere della Sera, il Corriere... perché avremmo visto il problema delle virgole e della degli apostrofi. E dell'apostrofo. Allora, il Corriere della Sera pubblica una pagina... Vediamo, forse riusciremo, allora, sì, ad accendere e far vedere. Facciamo un'introduzione. Pubblica mentre una, tu parli, poi pagina, vediamo se riusciamo, scusa, a inquadrare la pagina del Corriere. Ma quella bisogna fare. Sì, vedere, sì, parliamo tutti e tre, uno, allora, dopo l'altro. Allora, giorno 11, quindi il 13, lunedì, pubblica una pagina intera, pagina 16 del Corriere della Sera, di pubblicità per una nota emittente televisiva nazionale. Se dalla regia si può inquadrare adesso Real Time, questa pagina. Real Time, che dice: vi auguriamo un amore che è tutto un programma. Come vedete, un apostrofato, no? Quando nella regola grammaticale non si apostrofa mai. Al che, quando viene fuori questa pagina di pubblicità del Corriere della Sera... La faccio vedere con quell'altra telecamera, qui. Ecco, al che un amore. Scriviamo mandiamo un'email ad Aldo Cazzullo, che è una figura altrettanto prestigiosa, perché ha preso il posto che è stato di Montanelli nelle lettere del Corriere della Sera, dove facevamo notare che c'è una pagina intera di pubblicità. Riporta un errore stile quello denunciato dai 600 professori universitari e dello stesso Corriere. Abbiamo scritto noi: se fa parte della tecnica attrattiva pubblicitaria, è da condannare perché fa leva sull'ignoranza. Allora, a questo punto, se con l'altra telecamera, mentre tu parli, vi faremo vedere cosa dice il Corriere della Sera con questa pagina, pagina 12. Allora, se qui. Dicevamo, se è fatto apposta per pubblicità, vuol dire, ecco, che si fa leva sull'ignoranza. Se è il risultato della nostra scuola, ci dispiace, abbiamo scritto, no? Aldo Cazzullo gira questa email subito alla responsabile pubblicitaria del Corriere della Sera, si chiama Iside Frigerio, la quale ci risponde subito e ci dice: grazie per la segnalazione, ma l'errore era voluto. Infatti, giorno 14, esce con questo secondo, dice, guarda che motivazione, poi ci meravigliamo che viene veicolata la cattiva scrittura e la grammatica passa in secondo piano. Scrive questo: un amore, in questa volta scritto correttamente, è un amore invece apostrofato, ecco l'accento, perché dice è un amore lo stesso, dice ha lo stesso significato, perché crediamo di consentire l'uso della parola amore anche come sostantivo femminile. Guarda tu che... E quale sostantivo è? Rendendola di fatto di genere neutro, perché un amore...
cioè come si scrive correttamente in quanto è un sostantivo maschile, è un amore perché può essere un sostantivo anche femminile, e non ha genere, motiva questa qua, nient'altro, perché siamo per ogni genere d'amore, contro ogni pregiudizio. E che significa tutto questo? E rendendo neutra la parola amore, possiamo combattere la discriminazione. È come dire, un uovo, dice che non sia posto perché uovo è un sostantivo maschile, dice già che ce lo mangiamo, maschio e femmine, apostrofiamolo. Ah. Amici telespettatori, allora... E poi ci lamentiamo degli errori. Esatto. Non vogliamo andare oltre, però questo argomento credo che la prossima settimana lo riprenderemo, anche se da due sabati non abbiamo trovato il tempo di poterlo analizzare nel dovuto modo. La prossima volta è quello, Vito, che ci soffermiamo un poco sull'ultimo battito del mio Nicolas Green. Ecco, quel ragazzo ucciso 37 anni fa, che è riuscito a battere per tanti anni nel cuore di un'altra persona. La famiglia oggi piange pure questo morto, perché dice con noi muore anche una parte di nostro figlio, certo. E questo credo che dovrebbe essere il punto di riferimento e di partenza per la settimana prossima. Amici telespettatori, dalla regia ci stanno tartassando di terminare, lo sappiamo, abbiamo sforato di qualche minuto, ma è valsa la pena. Vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali, vi auguriamo una buona domenica e un proseguimento con i nostri programmi. La buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.